Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un'altra recensione. Il film che vi volevo proporre oggi è un film che ha fatto veramente storia nel cinema horror e sto parlando di Non aprite quella porta, che è stato il primo film horror che ha fatto scena, cioè uno dei film più famosi che sono usciti nella cinematografia horror, ma anche in generale. Infatti questo film è considerato uno dei primi slasher. Gli slasher sarebbero quei film in cui un assassino armato di maschera uccide un gruppo di giovani all'interno di uno spazio chiuso con armi da taglio, ed è stato il primo film che si può definire slasher. Questo è un film veramente famoso che ha fatto scuola per tutti i film che sono usciti anche dopo. Se noi consideriamo film famosi come questo, come per dire Halloween, Halloween Nightmare, e tutti i film che si sono ultra famosi, che si sono Venerdì 13, che si sono visti dopo, che sono usciti dopo, devono molto a questo. Praticamente questo film è un film di Tobe Hooper, scritto da lui e Kim Henkel, ed è un film del 1974. Praticamente questo film narra di cinque giovani, tra cui due fratelli, una donna e un uomo invalido, che si chiamano Sally e Franklin Hardesley, insieme a tre loro amici, sono diretti in Texas, in una zona in cui si verificano delle profanazioni di tombe. E vanno per verificare nel cimitero se è stata profanata la tomba del loro nonno. Durante la strada decidono di fermarsi anche a visitare la vecchia casa del nonno, però rimangono a corto di benzina e quindi si devono fermare, anche perché il distributore in cui si sono fermati lungo la strada era già passato il rifornimento, quindi non sarebbe più ripassato fino all'indomani. Si fermano dalla casa del nonno. Ho saltato un pezzo, cioè durante la strada incontrano un autostoppista che si rivelerà essere non tanto sano di mente, un po' schizzato, che farà una ferita su un braccio a Franklin, e disgustati da questo comportamento, da questo soggetto, un comportamento molto, molto strano, lo buttano fuori dal furgone e ripartono. Mentre sono a visitare la casa del nonno, due ragazzi del gruppo, che sono Kirk e Pam, decidono di andare a fare un bagno in un fosso vicino alla casa. E mentre sono vicino al fosso, vedono una casa che ha un generatore di benzina e decidono che magari possono prestargliene un po', vendergliene un po', in modo da poter ripartire. Però qui dentro questa casa ci vive la famiglia Xavier, che si rivelerà essere una famiglia di cannibali, che tra cui l'assassino, l'uomo che ha il compito di uccidere, è il famoso faccia di cuoio, che è un emblema del cinema horror, della storia dei film horror.
è uno degli assassini più famosi, che ucciderà tutti i ragazzi del gruppo, tranne Sally, che riesce a salvarsi, però ha una lunga notte di terrore e di violenza, soprattutto psicologica. Bene, questa è la trama un po' raccontata in breve, e in questo film ce n'è da dire parecchie di cose, perché diciamo che è stato il primo film che ha dato il via al filone slasher, come ho detto all'inizio, al genere slasher, da cui appunto i film successivi come Halloween, Nightmare e i vari Venerdì 13, che sono appunto altri film molto famosi all'interno dell'horror, devono molto a questo non aprite quella porta. Quindi diciamo che è stato un inizio per il cinema horror. Cioè c'era già chiaramente in precedenza, però diciamo lo slasher è iniziato da questo. È un film a basso costo, che il budget ammonta sui 140.000 dollari, e si dice che è stato girato con gli incassi del film porno Gola Profonda, che ha riscosso un grande successo, e anche questo film ha fatto grandissimo successo, diciamo uno dei film indipendenti più redditizi della storia del cinema, perché con 140.000 dollari di budget ha guadagnato 30 milioni, quasi 31 milioni negli Stati Uniti, e quindi insomma un guadagno molto, molto notevole. Questo film si ispira alle vicende del serial killer Ed Gein, il cui era famoso per le sue macabre usanze che aveva quando uccideva le persone. Infatti, usava decorare la sua casa con parti umane, ed era anche un cannibale. Quindi questo film si ispira alle sue gesta, come poi altri film molto famosi come Psycho e Il silenzio degli innocenti. L'idea per questo film, Atto Bupera, è venuta mentre era in un negozio di motoseghe che era affollato, c'era pieno di gente, e Tobooper diciamo, si era fatto un viaggio in cui, per liberarsi di tutte quelle persone, per farsi strada, usava una motosega. Quindi da qua è nata l'idea di Leatherface. Inoltre, questo film doveva avere anche un soggetto diverso, diciamo un po' diverso da quello che è adesso, perché Tobooper inizialmente aveva pensato dell'idea dei cinque ragazzi in viaggio, però una volta arrivati, almeno penso di ricordarmi che sia così, non vorrei dire delle cretinate. Sempre questi cinque ragazzi in viaggio, però la casa del nonno si doveva rilevare una tana di folletti, in cui, sì, insomma, una tana di folletti, diciamo che prendeva una piega un po' più fantasy, anzi, prendeva una piega fantasy, cioè non era neanche un film horror. Infatti è rimasto, cioè, poi ne è uscito il film che conosciamo ed è stato molto meglio, molto più anche dignitoso.
per Tobooper. Che secondo me, cioè, ne sarebbe venuta fuori una stronzata enorme, quella lì coi sarebbe uscito con i folletti nella casa. Inoltre, il personaggio di Lea Delface non doveva essere neanche com'è nel film. Perché Tobooper all'inizio voleva che Lea Delface parlasse e che avesse una sua personalità, però l'idea di svilupparlo come lo conosciamo è di Gunnar Hansen. Infatti Gunnar Hansen voleva che rimanesse muto, che massimo dei suoni che faceva erano dei grugniti e che sembrasse anche un ritardato mentale. E aveva deciso anche Gunnar Hansen l'abbigliamento che tiene Leatherface, cioè il grembiule, la camicia e la cravatta. E, inoltre leggo su Wikipedia che Gunnar Hansen si è proprio recato in una scuola per disabili per apprendere tutte le movenze che potevano essere più d'impatto nel personaggio. E, va bene, questo film è un film molto crudele, perché è violento, è anche molto insano come film. Perché nella parte finale soprattutto, che si vede la perversione che ha questa famiglia. Inoltre vediamo appunto la casa decorata con resti umani, eccetera. E fece molto scalpore all'epoca, perché la gente chiaramente non era abituata a vedere questo genere di cose, e diciamo che la sua fama parte proprio da questo, nel presentare qualcosa che il pubblico magari non avesse mai visto. Inoltre è stato il primo film che ha usato la strategia per la pubblicità, come magari ha fatto The Blair Witch Project. Cioè all'inizio del film ci viene presentata una voce di un narratore che descrive che i fatti accaduti nel film sono reali, realmente accaduti. Quindi la gente, quando vede queste cose, anche nella locandina del film c'è scritto "è tutto vero, è realmente accaduto", eccetera. Quindi la gente magari all'epoca vedeva una cosa del genere, era curiosa. Invece non è successo niente, a parte appunto ispirarsi alle vicende di Endgame. Però quello che si vede nel film non è mai successo. È tutta una strategia per pubblicizzare il film. Infatti anche da questo film secondo me si sono ispirati per The Blair Witch Project, per la propaganda del film. E questo film è stato bandito per 25 anni in Gran Bretagna, vietato ai minori di 18 anni, e anche in altri paesi come Francia, Germania e Italia. Va bene, le considerazioni personali mie di questo film sono ottime, cioè come poi ogni persona qui è appassionata di cinema horror. Cioè dire che questo film non è bello sarebbe come dire che non ti piace il film, non ti piacciono i film horror, perché questo film possono dire solo, cioè questo film, dire che questo film è brutto lo possono dire soltanto a quelli a cui fanno schifo i film horror.
Ora lì lo possono dire, però a chi si dice appassionato di film horror e poi dice che fa schifo questo film o che non l'ha neanche visto, non è assolutamente un appassionato di film horror, ma è uno stronzo, detto come va detto, uno stronzo, perché questo film è proprio l'apice di tutto. Oltre va bene l'esorcista, però l'esorcista e questo sono anche due genere. Sono sempre horror, tutte e due, però sono due tematiche diverse. Uno parla delle possessioni demoniache, esorcismi, e questo parla di cannibalismo insomma, una famiglia che uccide le persone. È un film che la prima volta che lo vedi ti rimane impresso per la sua crudeltà, per il suo stampo documentaristico, perché sembra che sia un documentario, sia proprio un documentario e non un film. Rimane impresso per questo, l'inseguimento in mezzo ai boschi di Faccia di Cuoio e Conselli. Rimane impresso perché ti dà un senso di angoscia terribile, come anche la cena, quando cioè dal momento in cui Sally entra nella casa dei Sawyer fino alla fine, è veramente un crescendo di tensione e di angoscia che dà il film. Niente, io consiglio veramente a questo film a tutti, che vogliono vedersi un bel film, ma penso, cioè, chi è che non l'ha mai visto questo film? Praticamente nessuno. È un film epocale non bisogna trovare scuse e bisogna vederlo. Se non lo si è ancora visti, fatelo perché e vergognatevi. Veramente vergognatevi se non l'avete ancora visto. Questo film poi appunto ha generato diversi remake. Ora ha generato due remake. Allora c'è stato questo film, che è il primo. No, Aprite con la porta 2. Il 3, il 4, che sono, diciamo, il proseguimento della storia. Poi c'è stato nel 2003 il remake di Marcus Nispel, l'inizio, che è un prequel, e poi il remake del 2013, che è Non aprite con la porta 3D. Ora, io, a parte cioè, il 2 ne ho visto circa metà, mentre gli altri non li ho proprio visti, il 3 e il 4 non li ho visti, non ho visto neanche l'ultimo, il 3D, e l'inizio. Ho visto il remake del 2003, che insomma non è brutto. Diciamo, sì, dai. Può meritare una visione. Certamente non aspettatevi che faccia paura come il primo film, perché non la fa, nessun remake lo fa paura, anzi. Esistono remake che sono degni di portare questo nome, altri proprio non ci siamo. Questo film, diciamo, dai, se la cavicchia, anche se presenta i soliti cliché della nuova generazione, cioè ragazzi drogati, sesso, parolacce a non finire, eccetera. Quello che vi posso dire sulla parte seconda che ho visto, cioè il seguito di questo, è che scordatevi l'atmosfera che ci sono nel primo film, perché cambia totalmente canoni. Cioè, sembra una commedia horror il 2.
non l'ho ancora visto tutto, però dicono che insomma può essere anche diverso rispetto al primo, però dicono che è bello, non lo so. Io da quello che ho visto sì, non mi dispiaceva, però cazzo, è troppo diverso dal primo. Mi sembra di non guardare neanche lo stesso film. Va bene, comunque mi sto anche allungando troppo, passiamo al DVD. DVD, io so questo, della Cult Horror, che l'ho pagata 1 euro a Comet. L'ho visto lì nel cesto, ho detto lo prendo. Anche perché non l'avevo mai visto quando l'ho preso, allora ho detto l'ho trovato. A 1 euro lo prendo, non se ne parla. Questo film, cioè questa edizione qua, presenta una qualità video e audio scarsissima, cioè non si vede bene e non si sente neanche bene. Però no, già il film c'ha una sua immagine sporca. E sporca e non definita, e in più questo DVD non si vede neanche bene. Se l'ha trovato 1 euro magari la potete anche prendere, però non contiene neanche gli extra, perché non contiene neanche il trailer. C'è solo la descrizione dei film che presenta questa, la Cult Horror, e basta. Esistono molte altre versioni, anche in Blu-ray, in DVD con doppio disco, tutti gli extra che volete, documentari. Quindi il mio consiglio è di trovarne una più completa di edizione e non questa, a meno che non volete vedervi solo il film. Però diciamo che questo film va preso con tutti gli extra per scoprire tutte le curiosità che si celano dietro, anche perché è stato girato in delle condizioni pessime, gli attori venivano sfiniti durante le riprese per varie cause, quindi magari merita di essere visti tutte le curiosità, gli approfondimenti, eccetera, nonché per avere una qualità video audio superiore a questa. Qui veramente mi sto veramente allungando, qua ne viene fuori la recensione più lunga che abbia mai fatto. Ci rivediamo alla prossima recensione. Ciao a tutti!